Guagnù, buonasera a tutti. Real Madrid-Roma finisce 3-0 per il Real Madrid. Partita veramente dominata da parte del Real Madrid, perché comunque è una squadra che attualmente, a mio parere, rimane la squadra più forte al mondo. La Roma, che sinceramente deve ritrovare il passo, Guagnù, perché vedo proprio una forma fisica scadente, specialmente da parte dei difensori. Vedi Coro, vedi anche Fazio, forse non so se sono i mondiali, non lo so, ma fatto sta che comunque questi giocatori bisogna ritrovarli. Ma poi veramente vorrei parlare della grandissima prestazione da parte di Olsen, che ha fatto non so quante, forse 8 parti decisive, quindi grandissimo Olsen, che non so per quale motivo viene assai criticato da parte dei tifosi giallorossi. Poi per il resto comunque Real ha creato un sacco di occasioni, specialmente nel primo tempo, ma su quella fascia Van Bale, diciamo che quando puntava poteva fare tantissimi gol, però diciamo che comunque sono stati anche bravi in certi casi noi, specialmente con De Rossi, che molti lo criticano per la punizione fatta da Isco, ma sinceramente quante palle ha salvato, che poteva rischiare di fare altri gol in Real, passare. Quindi diciamo, mettere in discussione De Rossi in questa partita è veramente, veramente inutile. Fatto sta che comunque in attacco abbiamo avuto pure le nostre occasioni con Under, con Kolarov, grandissime parate anche di Navas, e comunque quelle volte che sono chiamate in causa ha sempre risposto presente. Mi dispiace anche un po' perché comunque potevamo fare più, perché un gol lo potevamo fare, specialmente sui calci piazza di Wanyama, anzi mi ha azzeccato una cross, tutti bassi, tutti punizioni, calci da, tutti bassi. Teniamo giocatori di 1,90 m, tutti bassi. Ma ormai che si manca da Zonzi con le punizioni, calci d'angolo, poi passano bassi. Boh. Per il resto comunque è buono il fatto che Victoria Pilsen CSKA Mosca è finita 2-2, quindi un buon risultato per noi, così diciamo rimane solamente a un punto che non si capisce mo qual è la rivale per il secondo posto. Ovviamente mo ci sono due partite in casa che devi assolutamente vincere con tutte e due, diciamo Victoria Pilsen CSKA, Real che praticamente ipoteca il primo posto in classifica del girone. Mentre quando riguarda le altre partite da Champions League, ricordiamo a sorpresa la vittoria del Lione sul campo del Manchester City per 2-1. Poi c'è anche la vittoria della Juve sul Valencia 2-0. Ronaldo è espulso. Sinceramente, ho visto un video dove praticamente l'espulsione del giocatore, sinceramente, non c'era. Non ho visto questo fallo da espulsione diretta, sinceramente. Poi per il resto, visto che comunque la Juve ha vinto per due rigori, 2-0 con due rigori di Pjanic. E poi per il resto comunque il Bayern Monaco ha vinto, anche il Manchester ha vinto con lo Young Boys 3-0 lì, però sinceramente lo Young Boys molto probabilmente farà 0 punti in questo girone. Quindi questi sono i risultati per quanto riguarda questa giornata di Champions League, così si conclude la prima giornata. E niente, Magno, ci vediamo forse domani con un video per quanto riguarda il Fantacalcio sui punteggi effettuati in questa settimana. Quindi, Magno, mi raccomando, appuntamento a domani, iscrizione, like e domani. Ciao.